O tempo in particolare che stiamo vivendo, il Vangelo di oggi è una luce immensa perché ci dà le chiavi per capire quello che sta accadendo. Tutti siamo coinvolti in un modo o nell'altro da questo virus, per i limiti, i cambiamenti che ci mettono in una precarietà totale. Tutto quello che sta accadendo ha una chiave. Per noi tutto ciò che accade e che spesso viene anche come una persecuzione, un attacco alla nostra vita, ai nostri progetti, è perché in tutto noi possiamo dare testimonianza, perché tutto è un'occasione per dare testimonianza. Testimonianza vuol dire essere martiri, cioè dare la vita. Questo significa dare la testimonianza. Non è una parola moralistica. Possiamo leggere la vita di tutti i martiri, non c'è un'ombra di moralismo. Nessuno ha pianificato il martirio, anzi, lo stesso Signore dice: quando vi perseguiteranno, fuggite in un'altra città. Bisogna lasciare che Dio porti la nostra vita, e se ha pensato per noi il martirio del sangue, Lui lo darà. Sempre c'è una grazia soprannaturale in tutti i martiri. Persone debolissime, bambini spesso, che trovano una vita che non viene da loro, da poter offrire. Questo nel martirio del sangue, ma poi questo avviene oggi, in questo martirio, cioè in questa testimonianza che siamo chiamati ad offrire, proprio in ciò che va contro la nostra carne, contro i nostri progetti, contro i nostri desideri, anche molto santi. Per una ragione o per l'altra, oggi è impedito. Ma questo per noi è un'occasione di dare testimonianza, cioè di dare il martirio, di dare la vita. Cioè tutto per noi è per dare la vita. Il cristianesimo non è sentimentale, anzi, Gesù Cristo dice: sarete odiati da tutti. E parla dei rapporti familiari, perché se tu sei unito a Cristo, cioè se tu vivi e io vivo questo con Cristo, cioè se Cristo è la mia vita, se Cristo sazia la mia vita, le prime persone che saranno gelose di questo, le prime persone che andranno contro di me, sono le persone vicine a te. Anche in questo tempo, che vivremo diverso da tutti, diverso da quelli che si ribellano e attaccano tutti e sono sempre arrabbiati, e diverso da quelli che hanno paura e che si muoiono di paura. Noi siamo un'altra cosa. E quindi saremo odiati da tutti, da alcuni saremo chiamati superficiali e dagli altri saremo chiamati pazzi, odiati da tutti. Se tu sei unito a Cristo, i primi che sono gelosi sono le persone vicine a te. Perché se io voglio fare la volontà di Dio, e mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei genitori, il mio fidanzato, la mia fidanzata, le persone che sono con me, perché sono in quel momento ingannati dal demonio, più deboli, e non accettano e non condividono con me il voler fare la volontà di Dio, mi porteranno al tribunale, cioè mi processeranno, processeranno i miei pensieri, processeranno le mie parole, mi perseguiteranno. Questo tempo viene a fare molta pulizia, viene a fare molta chiarezza, prima di tutto, dove siamo, se siamo con Cristo o no, se desideriamo Lui o no, ma questo vuol dire se l'abbiamo conosciuto o no. Perché io non posso desiderare stare con Cristo, non posso avere Cristo come prima cosa nella mia vita, come amore della mia vita, se non l'ho conosciuto. Ma se l'ho conosciuto, se Lui non mi ha tradito, se Lui mi ha amato, se Lui mi ha perdonato, se Lui mi ha tirato fuori tante volte dalla depressione, dalla solitudine, dall'angoscia, se Lui ha perdonato tutti i miei peccati senza esigere nulla da me, la mia vita è sua. E se la mia vita è sua, non è di nessun altro. Io potrò consegnarla. Un marito consegna la vita alla moglie, la offre fino a morire per la moglie perché è di Cristo, perché la sua vita sta in Cristo, altrimenti no. Molti, anche i nostri parenti, nella vita diventano gelosi, diventano nemici, ci odiano perché sono gelosi di Dio, sono gelosi di Cristo, sono gelosi dell'opera che Dio sta facendo nella nostra vita. Allora questo, tutto questo ci dà occasione per dare testimonianza, per dare la nostra vita, ma la vita nostra è Cristo, quindi per offrire Cristo. Un martire che muore offrendo la sua vita, offre Cristo, non offre se stesso così, offre la vita che c'è dentro. Questo è meraviglioso, dice: nessun capello sarà perduto, per dire che niente della nostra vita andrà buttato via. Sembra di sì, allora la carne ci perseguita perché dopo entri in angoscia, ma forse sono stato duro, ma forse sono stata dura, ma forse dovrei essere un po' più così, un po' più dolce, un po' più tenera, forse non devo essere. E così dopo il demonio ci frega e ci fa fare tutto lì una marmellata nei nostri rapporti, sempre, perché alla fine non vogliamo soffrire, ma soffriamo molto di più perché mettiamo tutto sulla menzogna, mettiamo tutto sull'ipocrisia. E invece arriva la storia, arriva il coronavirus, arrivano le difficoltà, le sofferenze, la precarietà che mette in verità nella nostra vita. Dove fondo io la mia vita? Allora, se la fondo veramente in Cristo, il tradimento degli altri è per la loro salvezza.
l'odio degli altri è per la loro salvezza, esattamente come il mio odio per Cristo è diventata la mia salvezza, perché lui ha offerto il suo sangue per me e mi ha perdonato. E laddove sembrava che tutto finiva perché lo avevo ucciso, perché avevo peccato, perché avevo detto che non volevo sapere niente di lui, lui mi ha perdonato e ha trasformato quello nel luogo dove io ho potuto incontrarlo, dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Così in un rapporto qualsiasi, di fratelli, di marito e moglie, di fidanzati, di genitori figli, qualsiasi rapporto si realizza in pienezza quando si offre la vita gratuitamente, cioè accettando che l'altro ti cancelli, che l'altro ti tradisca, che l'altro ti odi. Non odia te, odia ciò che in questo momento odia dentro di lui, perché non accetta che Dio porti avanti la vita in questo modo, non accetta che sia Dio il Signore della sua storia. L'abbiamo fatto tante volte noi, no? Quante volte abbiamo odiato le persone che ci hanno testimoniato il Gesù Cristo, no? Pensando che stavano fuori di testa, erano esauriti, no? Così. Ma questo salva un matrimonio, questo salva qualsiasi relazione. Prendere la persecuzione e non pensare cosa dover dire, questa è la cosa più bella. Non preoccuparsi, non devi spiegare niente, non devi pensare cosa spiegare agli altri. Dio ti ispirerà una parola, due o forse nessuna. Gesù Cristo non ha spiegato niente, ha semplicemente steso le braccia e ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, punto. Non hanno neanche sentito, ma questo ha salvato. Ma non preoccuparti. Non preoccupiamoci, l'unica preoccupazione è stare uniti a Cristo, l'unica preoccupazione è inginocchiarsi davanti a Lui. Signore, abbi pietà di me, Signore, colma la mia vita, Signore, saziami, Signore, consolami, tutto quello che gli altri non ti possono dare. Questo nasce l'amore vero, in questo nasce una relazione autentica, vera, in Cristo. Signore, vieni a prendere possesso di ciascuno di noi, perché noi possiamo a nostra volta testimoniare, dare la nostra vita, proprio per persone a cui vogliamo più bene e che più ci rifiutano.